sotto il sole, di riccione, cistoncino e panettone. Questi mi sa che m'han preso per coglione. Mettilo bene, dai, almeno questo. Ok. Sapete cosa mi piace davvero tanto nella vita? Pagare un abbonamento per Netflix, dato che mi rifiuto categoricamente di guardare la nostra italica televisione, dove il 99% dei prodotti sembra essere stato cacato direttamente proprio nel tubo catodico, anche se non abbiamo più, e ritrovarmi gli stessi identici prodotti che non volevo vedere in TV e per cui pago su Netflix Italia. Ah, che bello, vero? Non era quello che volevate, quello che sognavate da bambino, quello di cui vi parlavano i vostri nonni con la mano sul cuore. Perché Sotto il sole di Riccione è un cinepanettone giovane, creato per i giovani, ma scritto da gente che sembra che non abbia mai visto un giovane in tutta la loro cazzo di esistenza. Quando era uscito il trailer e data la premessa di un soggetto scritto da Enrico Vanzina, autore di innumerevoli cinepanettoni che contengono o la parola vacanze o la parola Natale nel titolo, a volte anche contemporaneamente, mi aspettavo una commedia da quattro soldi senza né capo né coda. E invece mi sono sbagliato. Oh, se mi sono sbagliato! Perché Sotto il sole di Riccione non solo è un film veramente di merda, ma è un film veramente di merda costruito sugli stereotipi, che rafforza gli stereotipi e che per essere indirizzato ad un pubblico prettamente giovane, dato che quello è il suo target, fa passare tanti di quei messaggi uno peggiore dell'altro. Dai, dai, ormai sapete come funzionano le cose da queste parti, aspettatevi tanti spoiler, tante incazzature e tanta pignoleria da parte del sottoscritto. E a sto giro probabilmente anche tanti strike per i copyright, dato che ho bisogno fisico di mostrare degli spezzoni del film perché semplicemente raccontarli non renderebbe giustizia a questa nuova forma d'arte, la merda d'artista, come Manzoni. Ed è anche vero, ed è vero che quello che sto per fare rientra nel fair use delle guidelines di YouTube, dato che si tratta di critica, di recensione e di parodia. Ma tanto so già che YouTube se ne sbatterà i coglioni e quindi ciao soldi. Oddio, ciao soldi, in realtà mi preoccupa più il fatto che forse me lo blocchino totalmente il video, ma a noi piace rischiare. A noi piace rischiare. Detto ciò, cominciamo dicendo che già la scritta iniziale e la transizione del titolo urlano cinepanettone da ogni singolo pixel. Che era già qui che il mio culo stava cominciando un po' a stringersi. E infatti, letteralmente, il primo scambio di battute dell'intero film è un ammasso di esposizione a cazzo di cane tra Ciro e l'autista che manco lo conosce. Vabbè, non ho tempo di fartela sentire che faccio tagliare il provino. Tu lo sai che questa qua è l'occasione più grande della tua vita, che se ti prendono hai svoltato. È tutto il viaggio che me lo dici. Vai, vai! Che strano, sembra proprio che questa conversazione sia stata inserita ad minchiam per darti un po' di informazioni sul personaggio in questione, ma è sicuramente una casualità, sì. Ciro arriva in ritardo per il provino e non viene ammesso. Finge palesemente di star male, la tizia scappa via per prendergli dell'acqua e lascia la sua postazione, quindi, boh, Ciro entra come se niente fosse. E tra l'altro ammiro molto come specie umana l'acqua sia il nostro elisir di lunga vita. Ah, mi sono tagliato un braccio! Aspetta che ti vada. Gasata o liscia l'acqua, dimmi un po'. Che poi che scena idiota e inutile è? A questo punto tanto valeva farlo entrare direttamente saltandomi questa scena inutile. Ah no, è vero, aspetta, però non sappiamo fare esposizioni, quindi dobbiamo farti subito capire che Ciro è un tipo tosto, rapido sulle proprie gambe, pronto ad abbindolare le receptionist idiote a fingere malori. E credetemi, questa è praticamente il 90% della caratterizzazione del personaggio di Ciro che avremo per tutto il film. E in realtà è già parecchio, credetemi, perché almeno lui una caratterizzazione ci hanno provato a dargliela. Intanto Marco, un altro dei protagonisti, è arrivato al suo bed and breakfast. Che cazzo è? Oh no! E io già qui proprio ho detto oh no! Perché ho capito che Gualtiero, ovvero il proprietario del Bed and Breakfast, sarebbe stato un personaggio presente e sarebbe stato uno di quei personaggi vecchi, però un po' fanni, un po' tutti frizzantini, no? Quei vecchi giovani che sono scritti dai vecchi per i giovani che, di nuovo, ripeto, non hanno idea di come si comportino i giovani, figuriamoci i vecchi giovani. E infatti, appena entra, cosa fa Gualtiero? Presenta a Marco l'ambiente, gli fa vedere la sua stanza, dove sia il cacatoio? No, ah ah, troppo facile.
Ah sì, questo è il muro delle tizie che mi sono scopato da giovane e tengo una loro foto incorniciata di ognuna di loro, una cosa per niente disturbante. Tra l'altro, piccolo fun fact, essendo questa una produzione italiana, essendo che ormai io conosco un po' di gente, ho avuto modo di parlare con qualcuno che ha lavorato al film, al dietro le quinte, e mi ha rivelato che in realtà c'è stata una scena, che poi però hanno tagliato perché l'audio non era venuto buono, dove Marco chiedeva di visitare la cantina, ma Gualtiero rifiutava perché non voleva che lui scoprisse le prostitute sgozzate. Peccato perché secondo me avrebbe aggiunto parecchio alla trama. Ma la stanza di Marco è già occupata da un fattone. Vorrei dire di più sul suo personaggio, ma il film ci tiene particolarmente a farci capire che lui è il fattone, non solo perché si sta fumando una canna, ma anche per via delle prime parole che gli fanno pronunciare in successione. Ciao, bello. Marco, ciao. Bello. Fumi? No, no, no. Wow, due belle a distanza di una sola parola. Non credo che il mio cuore riesca a mantenere il ritmo con questo personaggio così giovane. Perché lui è un ragazzo giovane, si sa che i ragazzi giovani parlano così, intercalando un bro fra minchia, zio, TikTok, Instagram, like, friendzone e qualcos'altro, ogni singola parola che dicono. Che poi, allora, lo so, anch'io nella vita di tutti i giorni uso queste espressioni. Però un conto è farlo nella vita di tutti i giorni al parchetto con gli amici o la sera al bar con i tuoi amici, un conto è farlo in televisione, o per meglio dire, all'interno di un film su un copione, dove queste espressioni, ripetute così tanto, stonano da fare schifo. Anch'io nella vita di tutti i giorni bestemmio come un turco dalla mattina alla sera, ma non per questo lo faccio in video o nelle mie storie di Instagram, perché so che non è il massimo. Ebbene sì, nonostante Marco abbia prenotato una stanza per se stesso, si ritrova con un coinquilino forzato. E quando se ne lamenta, Gualtiero limita il tutto con un per 20 euro a notte ringrazia pure che non ti chiamo al mattino a sciacquarmi le palle. Boh, magari sarò vecchio io, ma se prenotando una stanza mi ritrovo un altro sconosciuto e qualcuno che dice sì, ora dovete dormire insieme, ma io Gualtiero, ma come minimo gli cago nella casetta delle lettere prima di andarmene. Ma tranquillo, è proprio con verve. Ci viene poi introdotto anche il ragazzo cieco, Vincenzo, e la madre, vorrei dire Irene, non mi ricordo, non l'ho segnato, che gli sta sempre addosso ed è iperprotettiva. Inoltre, contando che questo film dura tipo un'ora e mezza, ci sono 74 personaggi e quindi non è che abbiano moltissimo tempo per sviluppare la trama che neanche esiste, ovviamente corrono come dei treni per ogni singola cosa. Ciro infatti viene rimbalzato malissimo ai provini, va in spiaggia, due turiste lo scambiano per un bagnino e siccome il proprietario del Lido vede che è gnocco e attira tope che manca un pezzo di formaggio lasciato aperto, decide di assumerlo. Così, a cazzo di cane, perché tanto siamo in Italia e che cazzo è una certificazione da bagnino? Ma vaffanculo, dai, cos'è? Vuoi pure i soldi? Dai, dai, ringrazia che ti faccio lavorare 14 ore in nero e ti do quei forse 3 euro all'ora che è già tanto. Ma sì, ma non ti preoccupare, sei fregno? E allora vai tranquillo, anche se non sai nuotare, tanto fai bagnare talmente tante fighe da diventare tu stesso idrorepellente, incredibile, cioè queste nuove tecnologie di riccione, pazzesche, pazzesche! Hai sentito? È appena passata una carbonara senza panna. Ma che? Una carbonara senza panna. Io non so nemmeno come commentare una simile cosa, quindi per favore andiamo avanti. Ma cosa prendiamo? Quella cosa che finisce per no. La figa, Ah, ma è anche poeta! A questo punto arriva Emma, la migliore amica della ragazza di Ciro, e quindi Ciro ora essenzialmente non può troieggiare con Mara, la ragazza un po' libertina, diciamo la playgirl. Che poi io normalmente non ci terrei a specificare questa cosa, ognuno fa il cazzo che gli pare, ci mancherebbe solo, ma è letteralmente tutta la sua personalità. Così come c'è il fattone, c'è anche la mangiauomini, e tutte le loro personalità si basano su quell'unico elemento e basta. Vincenzo nel frattempo fa amicizia con Furio e Furio convince Vincenzo a usare Tinder. Nello stesso momento Camilla, che è a cena con l'amica perché il ragazzo si è scordato del loro anniversario e l'ha rimbalzata per andare con gli amici, è un po' giù. L'amica le dice dunque di mettersi a parlare con i ragazzi con i quali lei sta matchando su Tinder. A parte che si tratta di catfishing, perché uno pensa di star parlando come una persona, ma in realtà ne sta parlando con un'altra che usa però comunque la foto e l'aspetto dell'altra persona. Quindi sì, è letteralmente un catfish. Però insomma, Camilla usando il telefono dell'amica comincia a parlare con Vincenzo e tra i due comincia a nascere questa amicizia.
Il giorno dopo, Vincenzo dice a Furio di aver parlato tutta la sera di Guerre Stellari con Camilla e Furia lo piglia per il culo, a dire «Ma che parlate di Star Wars? Devi pensare a scopare, a trombare!» E io già qui comincio a rompermi il cazzo. Lo devo dire. E non perché io sia di parte e tratti Star Wars sul canale, mi piace. Cioè, poteva anche aver detto che hanno parlato tutta la notte di uomini e donne. Per... No, aspetta, cos'è? Oggi c'è Temptation Island. È quello di tendenza. Vai che so giovane pur io, Ma seriamente, nell'anno del nostro signore 2020, qualcuno deve ancora essere preso per il culo perché vuole parlare delle proprie passioni? Solo perché queste passioni vengono ancora, credo, identificate come passioni da nerd sfigatello? Boh, forse Vincenzo avrebbe dovuto fare come tutti gli altri, esordire con una bella foto del cazzo e un «Ehi, ciao, rispondi, dai, non fare l'acida!» Troia. Che poi potevo pure capire se, magari, che ne so, Vincenzo parlava tutta la notte di Star Wars quando a Camilla di Star Wars non gliene fregava una ceppa e le stava a rompere i coglioni, quindi sprecava così la sua occasione. Potevo anche capirlo. Ma no, cioè ha detto di aver passato tutta la serata insieme a Camilla ad avere una conversazione e discutere di Star Wars. E a parte che, cioè, voi avete idea di quanto si scopa parlando di Star Wars oggi? Boh, di tutti gli altri argomenti nerd? Avete idea di quanto io abbia scopato parlando di Star Wars? Guarda che è un ottimo argomento di conversazione. Come un ottimo argomento di conversazione, un ottimo metodo di rimorchio, parlare delle proprie passioni che si hanno in comune con l'altra persona. Non riesco a capire perché Vincenzo venga perculato. Perché essenzialmente gli viene detto, ah, quindi hai parlato tutta la sera con questa tizia e vi siete divertiti e avete già creato un legame sulle cose che avete in comune? Testa di merda, ma che sto sfigato di merda, dai, oh! Insomma, gli stai mandando la foto del cazzo, per favore. Però devo dire che mi stupisce seriamente che abbiano associato la figura del nerd a Vincenzo, che è comunque già più fregno, e non magari a Marco, che è lo stereotipo del tizio un po' del quattr'occhi antisociale. E a proposito di stereotipi, allora, Marco è innamorato di Gwenda da tipo 5 anni, no? Ok? Gwenda e Marco sono una delle tante coppie all'interno di questo film, perché è di quello che tratta questo film, non c'ha una trama. Questo film è sulle cose, è su gente che deve scopare, e va bene. Ora, io capisco che Gwenda sia lo stereotipo della ragazza popolare, che abbia lo sfigatino che le va dietro, ma lei comunque preferisce il suo ragazzo che è il solito tizio tamarro, e vabbè. Sì, ok, lo capisco. Però... mi vorrai presentare un minimo Gwenda? Mi vorrai far capire un minimo perché sto povero stronzo è innamorato da 5 anni da questa qui? Perché per tutto il film, dico letteralmente tutto il film, lei non fa altro che lamentarsi dell'ex ragazzo che l'ha mollata all'improvviso dopo non so quanti anni ed è andato a Ibiza a farsi un'altra, no? E quella è tutta la sua personalità. Cioè, non sai nulla su di lei, non ti viene detto nulla, tu non capisci perché Marco sia innamorata di questa tizia, perché non ti viene presentata questa tizia, non esiste, Gwenda non esiste. Ovviamente Marco cerca di fare il bravo amico e starle vicino, e lui le dice che è contenta di avere un fratello in un momento simile di difficoltà. E niente, alla fine lei mi ha detto, Marco, per me sei come un fratello. Cioè, un fratello, capito, quindi... Vabbè, ti ha frenzonato, buono. No! No che non l'ha fatto. A parte che, come tutti sappiamo, la friendzone non esiste. La friendzone è soltanto la scusa che ti danno quando banalmente non vogliono mettersi con te. Sì, accettatelo. Siamo nell'anno del nostro signore 2020, accettiamo le cose per quel che sono. Ma questo non è il caso, perché Camilla ha definito Marco come un fratello perché Marco in quel momento, e per suppongo tutta l'estate, le è stato vicino e la sta aiutando a superare quel periodo. E l'ha fatto perché Marco non si è dichiarato, non si è fatto avanti. Ma non è che Marco le abbia detto «Uè ciccia, ti amo!» e lei abbia risposto «No, mi dispiace, ti vedo solo come un fratello». Anche perché in quel caso poteva giocare la carta dei Lannister. No, mi dissocio dall'incesto. Insomma, non solo è l'ennesima battuta giovane infilata a cazzo di cane, ma è pure una battuta giovane che non ha senso logico. Io invece sto morendo di sonno. Secondo me non è così. Tu sei una ragazza. Ma chi è sta zinnona? Ma che è Sherlock Holmes? Ma che cazzo ha fatto a capire questa cosa guardandolo soltanto? Insegnami! E tu che sai? Le cattive ragazze lo sanno riconoscere un bravo ragazzo. Avvicinati, guarda. Avevo bisogno di esasperare la mia esasperazione, grazie.
Nel frattempo, Mara sembra essersi particolarmente interessata a Ciro, al punto da volerlo a tutti i costi, e si intrufola nella sua stanza d'albergo e lo aspetta lì. Fa un po' il cazzo che le pare, indossa i suoi vestiti, e quando Ciro arriva e le dice: "Ciccia, potresti levarti dai coglioni, dici, potresti toglierti la mia camicia", lei un po' amica dice: "Ah, ma perché non me la togli tu, eh?" È molto curioso notare come, se i ruoli fossero stati invertiti, Ciro si sarebbe subito beccato una giustissima denuncia per direttissima. Ma se a violare la privacy e a ignorare il rifiuto di un uomo e una donna fregna, va tutto bene. E una. Ovviamente poi, siccome la puzza di equivoco generico da cinepanettone all'italiana si sentiva arrivare ma proprio già dalla scena prima, in scena entra Violante, ovvero la ragazza di Ciro. E voi direte: ma come, Ciro non era venuto a Riccione per i cazzi suoi, non era via la ragazza? E dici: vabbè, magari è arrivata a trovare il ragazzo a Riccione. No, perché quello sarebbe stato un po' troppo semplice per i nostri amici sceneggiatori. No, arriva Emma che bussa alla porta di Ciro e gli passa un enorme tablet con la ragazza in videochiamata. Ma quando mai? Ma perché non l'ha chiamato direttamente lei? Che avrebbe ancora senso se le due stessero parlando per i fatti loro e poi al fine conversazione Violante avesse detto: vabbè, già che ci sei, passami Ciro che lo saluto dal tuo tablet. Ma no, perché la durata della chiamata sta a malapena 2 minuti, già un minuto pieno dopo che gli è stato consegnato. Quindi letteralmente Violante ha chiamato Emma e io immagino Emma: ehi, ciao Viola, quanto te... Dammi il mio ragazzo, vai, adesso tu vai, sali al terzo piano, vai in stanza dal mio ragazzo e gli metti il tablet fuori perché gli devo fare delle tette. Sì, ma stai calma. E no, è solo l'ennesima trovata giovane per far funzionare l'equivoco di Ciro che si trova in una situazione di disagio in stanza e deve parlare con la ragazza, mentre c'è Mara che, boh, non lo so, gli fa un segone con i piedi, non si è capito. Che letteralmente è la trama di almeno 500.000 di porno, e quindi a questo punto io vado proprio per la denuncia di plagio, ormai non mi fermo più nessuno. E due, inoltre vorrei farvi notare che mentre Mara seduce Ciro, perché non possiamo dire di cosa si tratta se no YouTube poi si arrabbia, per tutto il tempo lei sta con un lecca lecca in bocca. Perché metti caso che lo spettatore italico medio non abbia capito che lei voglia succhiargli pure l'anima con tanto di risucchio del lenzuolo dal culo, non vi preoccupate che tanto c'è l'indizio visivo, con il lecca lecca, bravi, bravi, bravi tu, bravissimi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ma scherzi a parte, voglio soffermarmi su questa scena perché l'ho trovata veramente di pessimo gusto per essere un film del 2020 indirizzato soprattutto ad un pubblico di giovani. E mi riferisco ovviamente al fatto che Mara continui a rifiutare le proteste di Ciro e continui a provarci con lui insistentemente, e il fatto che la risata in questa scena dovrebbe scaturire da qui. Possiamo, per favore, smetterla con questa cosa? Non è che solo perché un uomo allora per forza di cose deve volere scoparsi la tizia gnocca. Ciro aveva tutte le ragioni del mondo per poter rifiutare quell'avance, che fosse fidanzato o meno neanche importava, perché è una sua scelta. Lo so che è un concetto ancora inesistente per moltissimi, impossibile da digerire, ma anche gli uomini possono essere vittime di molestie. Ovviamente in percentuale minore rispetto alle donne, però se un uomo dice di no ad una donna e questa continua ad insistere nonostante lui abbia detto di no, si tratta comunque di una molestia. Non cambia il fatto che lui sia un uomo e lei una donna. E non è divertente, lo so che dovrebbe essere tale, ma per me non è una scena divertente. Perché poteva anche farmi passare la scena se lei si faceva trovare in stanza, anche perché comunque Ciro un po' di segnali li aveva mandati verso Mara in un modo o nell'altro. Però nel momento in cui poi lui diceva di no, lei se ne andava via, magari anche intristita, magari anche che diceva: ma non sto capendo, sto qua mi sta pigliando per il culo. Quello ci stava benissimo. Ma no, lei rimane, comincia a spogliarsi, comincia a toccare Ciro, il quale è ovviamente a disagio, però sicuramente per la situazione in cui si sta ritrovando che è in chiamata con la ragazza, ma è comunque a disagio. E ripeto, se pensate che io stia esagerando, che io sia un pignolo rompicoglioni, provate a immaginare la scena al contrario. Pensate se era Mara a ritornare nella propria stanza d'albergo e ci trovasse già Ciro lì che aveva preso la chiave ad aspettarla, a rifiutarsi di andare. Pensate se era Ciro a cominciare a spogliarsi davanti a lei e a cominciare a toccarla, a mettergli le mani sopra o le gambe sopra e a bloccarla lì. Non avrebbe fatto un cazzo ridere.
E non c'è neanche una morale, perché questa scena ancora poteva avere un senso se poi alla fine Ciro si incazzava con Mara, la cacciava via, le diceva non puoi comportarti così, ma questa scena ha letteralmente zero ripercussioni, perché poi Ciro se ne va via come se niente fosse e le scene successive in cui poi lui si rivede con Mara, questa cosa sembra che non sia mai successa. E ripeto, per essere questo un film indirizzato ad un pubblico di giovani, mi dà un fastidio boia. Insomma, Ciro chiude in fretta e furia la chiamata, ma poi Emma bussa nuovamente e dice di aver combinato un casino lavoro e che essenzialmente ha bisogno di una spalla su cui piangere. Ora, dato che in questo cinepanettone le relazioni che si andranno a sviluppare le puoi già intuire tutte dai primi 5 minuti di film, voglio dire una cosa. È palese che Ciro finirà con Emma e su questo siamo d'accordo. Ma non ci sono le basi perché questa cosa succeda. A questo punto siamo a metà del film e quello che sappiamo è che Emma è una rompicoglioni. Questo perché la vediamo tramite gli occhi di Ciro che viene sempre stressato da lei e che Ciro ha una ragazza che si preoccupa per lui. Lo pensa, lo chiama, vuole fare le chiamate zozze, insomma, una ragazza perfetta. E allora dico io, ma perché capita l'inciuccio tra i due? Intanto Furio trascina Vincenzo a conoscere Camilla, ma siccome i due, come vi raccontavo, si sono matchati su Tinder usando il profilo dell'amica, Furio riconosce lei dalla foto e ci parla. Al che Vincenzo dice che non è quella Camilla perché la sua voce è più soffice. E io ho detto, oh, ma che cosa dolce, effettivamente era una scena molto carina. Peccato che non sia finita lì quella scena. È più soffice, come se ogni parola avesse dentro una risata, no? Oh, Ciccio! Sai di quelle risate contagiose che tu scoppi a ridere anche se in realtà non c'è niente da ridere? Ciccio, fermati! Oppure quando senti per la prima volta la musica, che senti che riempie la stanza e poi ti accorgi che ha riempito anche te. Ecco, io quella voce la riconoscerei subito. Oh, a Petrarca, però che cazzo, stai parlando con il tuo amico? Che cazzo ti metti a fare tutti questi discorsi smielati, incredibilmente complessi, come se casualmente ci fosse lì la persona in questione e tu non lo sapevi? Oh, è vero, sto guardando un cinepanettone italiano. Giusto, scusa, vai, fai quello che ti pare, continua. Scherzi a parte, i personaggi di Camilla e Vincenzo sono gli unici che mi siano piaciuti, banalmente perché sono gli unici su cui si sono impegnati un minimo a dare una parvenza di costruzione di personaggio, di personalità. E anche il fatto che Vincenzo sia cieco e come il loro rapporto si sviluppi attorno a questa cosa, l'ho trovata davvero molto interessante ed è anche molto dolce, per quanto molto banale, ma ci sta, ci sta. So che sembrerà strano quello che sto per dire, ma possiamo parlare della relazione tra Furio e il Calippo? Non so perché, ma a quanto pare il 50% della caratterizzazione del personaggio di Furio si incentra su lui che vorrebbe mangiare il Calippo, ma non può farlo normalmente per paura che la gente lo pigli per il culo, suppongo. La prima volta non ci avevo dato troppo peso, ma quando poi è comparso lui che tagliava il Calippo con un coltellino svizzero, Dio mio, un po' mi è salito il «Ma veramente?». Ciccio, siamo nel 2020, se vuoi strozzarti ficcandoti un Calippo in gola fino a farti toccare la cistifellea, non è che puoi farlo, devi farlo. E lo so che potrebbe sembrare una scenetta da nulla e che io mi stia appiccicando all'aria, però porca puttana, nel 2020 scene del genere denotano ancora una volta una sceneggiatura vecchia, retrograda, delle idee che sono rimaste ferme agli anni 80. Se sei un uomo puoi mangiare il Calippo leccandolo, ok? Se le persone ci devono sempre vedere dei cazzi ovunque, sono cazzi loro per l'appunto. Ma tu guarda se uno non può mangiarsi un cazzo di ghiacciolo in pace perché la gente ha la sessualità fin troppo fragile. Oddio mio, sia mai che vedo un altro uomo che sembra leccare qualcosa di fallico? Oh mio Dio, no! Qualcuno pensi ai bambini! Andando avanti, Marco prende il consiglio di Gualtiero ed essenzialmente sclera male contro di Gwenda dicendole che il ragazzo ha fatto bene a lasciarla e che lei è solo una viziata, che pensa a se stessa, è sempre sui social a fare tweet e a guardare il numero di mi piace sotto alle foto. Ma porca di quella puttana. Ma saranno cazzi suoi quello che vuole fare? Ma poi al giorno d'oggi non siamo tutti sui social? Non siamo tutti a fare tweet, a guardare mi piace? Fa parte della nostra vita di tutti i giorni. E cazzo, vorrei vedere quanti di voi sarebbero sopravvissuti alla quarantena senza i social network, senza la connettività. E non puoi nemmeno giustificare l'uscita di Marco dicendo che lui abbia solo seguito il consiglio sbagliato di Gualtiero, perché Gualtiero le aveva solo detto di darle della viziata. Tutte le cose che sono seguite dopo le ha detto Marco, quindi significa che lui le pensa davvero.
Mi dà fastidio questa cosa perché l'ennesimo stereotipo di giovani inserito in un film per giovani scritto da vecchi. Che poi vecchi no, perché sono andato a controllare chi fossero i sceneggiatori e i due sceneggiatori, Caterina Salvadori e Ciro Zecca, sono entrambi dei trentenni, sono dei giovani, ma non capisco cosa cazzo sia successo. Sarà mica perché il soggetto è di Enrico Vanzina che fa sempre lo stesso cazzo di film da 50 anni? No, no, sicuramente no. Comunque, dopo questa uscita, Gwenda non vuole più parlare con Marco e lo evita. Beh, ci credo, la tua tattica di rimorchio è stata insultarla. Ma ecco che all'improvviso, da un giorno all'altro, loro due si incontrano e lei dice che lui in realtà aveva ragione. Wait, what? Ma non solo, ha anche mandato un messaggio al ragazzo per scusarsi del suo comportamento, nonostante sia stato il ragazzo a mollarla per andarsene con un'altra Ibiza, e che adesso si stanno rimettendo insieme e che lui vuole riprovarci. Ma voi avete i cavalli che pascolano al posto del cervello? Voi avete le steppe dell'Eurasia qua dentro, ok? Ma che cazzo di messaggio fate passare? Scusatemi! Cioè, l'ex di Gwenda l'ha mollata senza una spiegazione che ci venga mostrata, è andata a Ibiza a scoparsi le altre, lei c'è stata male per tutta l'estate, però Gwenda aveva bisogno che arrivasse Marco a dirle che era una viziata e in quel momento ha capito che doveva chiedere lei scusa al suo ex ragazzo e adesso si sono rimessi insieme. Ma come cazzo funziona il vostro cervello? Me lo spiegate? Cioè, Gwenda ha pure chiesto scusa all'ex. Ma scusa di cosa? Oh, ma la vogliamo smettere con questa ideologia del cazzo? Minchia Netflix, ma gran bell'insegnamento che passi alle nuove generazioni. Ma già che ci sei, ma perché non chiami anche l'ex di Gwenda che arrivi con un bel cazzotto in faccia e la mandi in cucina? Mandala con Emma a lavorare in cucina al ristorante, già che ci sei. Perché sembra essere questa l'ideologia che viene mandata avanti dal film. Per cui paghiamo l'abbonamento, tra l'altro. Nel frattempo la situazione si fa più tesa tra Vincenzo e la madre, la quale appunto è molto possessiva nei suoi confronti in quanto ha paura che possa succedergli qualcosa. Mi ha fatto molto piacere che questa parte venisse trattata in maniera decente, perché sì, Vincenzo se la prende con la madre perché è iperprotettiva, ma lo fa in un modo che non appare mai irrispettoso nei suoi confronti. Lei glielo spiega molto bene, gli dice: tu hai fatto il tuo lavoro, ti sei presa cura di me, ora devi lasciarmi vivere un po' la mia vita e devi smettere di preoccuparti, e lo fa in una maniera molto sensata che ci fa capire che Vincenzo veda anche il punto di vista della madre e non dica solo: che palle, ma dai, non rompere i coglioni. E questa è una cosa bella, cazzo, Vincenzo è un personaggio bello, è decente, si comporta in maniera umana e non è un figlio di puttana come tutti gli altri. Ma infatti è l'unico che mi sia piaciuto perché è l'unico realistico, ha delle emozioni, fa dei discorsi sensati, ha delle reazioni umane a quello che succede attorno a lui e anche in generale il rapporto con Camilla mi ha fatto molto piacere. Peccato che Camilla fosse già fidanzata e non l'abbia mai rivelato a lui e che ovviamente vengano beccati dal ragazzo di Camilla proprio mentre si stanno baciando. Perché sennò che commedia degli equivoci è, eh? Come avevo ovviamente predetto, Emma, di ritorno da un appuntamento andato male, trova Ciro che siede da solo, pensieroso su un pontile. Gli dice questa cosa, cioè che l'appuntamento sia andato male, e lui la bacia. Ma di nuovo, ripeto, non c'è alcuna ragione che succeda questa cosa! Sono usciti insieme una volta, quando appunto lei si era lamentata del fatto che stesse andando tutto male al lavoro, e per tutto il tempo si è lamentata e per tutto il tempo c'era Ciro che tu lo vedevi che sbuffava, era annoiato, tutto qua. Poi sì, hanno scherzato, sono fatti il bagno in piscina e tutto quanto. Ma non, cioè, non basta per dirmi: ah sì, adesso lei è la donna della mia vita. E ovviamente, ovviamente, il giorno dopo arriva anche Violante, ovvero la ragazza di Ciro, perché se no non avevamo abbastanza casini per una commedia italiana. Gwenda nel frattempo chiama l'ex o il fidanzato attuale, a sto punto non si è capito, e gli dice una cosa giustissima. Ma guarda che io ti ho capito te, tu mi vuoi tenere buona per quando torno a Milano e nel frattempo ti fai i cazzi tuoi e vita. Oh, ok, meno male, ok, si è dato una svegliata e ha capito che... Davvero lo pensi? Anche tu mi sei mancato tantissimo. Boh, vabbè, posto, raga, qua non c'è più niente da vedere, finita la recensione, ciao, alla prossima. E che ci crediate o meno, lei decide di abbandonare i suoi amici per tornarsene a Milano, per tornare dall'ex. Ma cosa? Ma perché? Ma aspetta, aspetta. Ricordate che avevo detto che Violante, la ragazza di Ciro, era venuta a Riccione per trovare lui, perché era un sacco di tempo che non si vedevano. Ecco, siccome Emma la evita, lei a un certo punto la confronta perché pensa che il motivo per cui Emma la stia evitando è perché Emma abbia visto Ciro con un'altra e non voglia dirglielo. Al che però Emma dice no, cioè mente dicendo Ciro non ha un'altra, perché quell'altra in realtà sarebbe lei. E la questione si chiude lì. Violante se ne va via pensando che vada tutto bene. Un attimo dopo,
Mentre sono al concertone di fine anno, c'è Ciro che si sta guardando intorno, palesemente in cerca di Emma, ma si sta guardando attorno mentre aspetta che il concerto inizi. Al che Violante, all'improvviso, prende e se ne va nel backstage dicendo che Ciro non sia pronto per una relazione seria e che sia meglio farla finita, perché Ciro si stava guardando intorno. Vabbè. Ma aspetta, dove state andando? Ce n'è ancora, eh? Siccome Gwenda sta partendo per Milano per tornare all'ex e lei e Marco non hanno avuto modo di salutarsi, Marco, mentre è nel backstage del concerto di Tommaso Paradiso, frase che non credevo mai di dire su questo canale, dove sta andando la mia vita esattamente? Ha un'idea geniale per farle arrivare il suo messaggio. Siccome Mara è in prima fila che sta registrando col telefono, lui sale sul palco, prende il microfono e fa la sua dichiarazione, perché casualmente Mara sta facendo una diretta e casualmente Gwenda la sta guardando mentre dovrebbe essere che sta correndo per prendere il treno, però vabbè. Cioè lui basa la dichiarazione d'amore della sua vita, cioè proprio scommette con il destino, sul fatto che qualcuno stia guardando una diretta di Instagram. Ma questa non è una commedia italiana, questa è fantascienza a questo punto. Al che boh, lei torna indietro al concerto e bacia Marco, perché siamo verso la fine del film e tutte le storie devono coincidere, tutti quanti devono risolvere i propri problemi e avere un finale a lieto fine. Sì, corretto. Quindi anche Camilla raggiunge Vincenzo e copulano, dato che lei ha lasciato il suo ragazzo. La madre di Vincenzo e Luca Ward anche si mettono insieme, perché sì, c'è Luca Ward in questo film, e la loro coppia è letteralmente l'unica sana e l'unica a non essere un triangolo. Ciro torna da Emma, dice che lui e Violante si sono lasciati e limonano e niente, poi tutti felici in spiaggia a ballare e limonare. Tranne Furio che viene ribalzato per l'ennesima volta e io dico, Furio è l'unico ad essere gentile per tutto il film, ad aiutare Vincenzo e tutto quanto, ma è l'unico a non beccarsi la gnocca. Io chiedo giustizia per Furio, hashtag cut for Furio. E il film finisce lì, cioè ho buttato un'ora e mezza della mia vita perché il film non è servito a niente. Cioè, alla fine la trama di questo film è i ragazzi hanno quasi tutti delle relazioni pseudo-normali, ma appena arrivano a Riccione, saltano sul primo o la prima che passa e chi se ne frega. Perché questa è la cosa che mi ha dato più fastidio. È un film incentrato sulle 3000 relazioni che ci sono all'interno. E va bene. Peccato che però nessuna di queste relazioni ti venga spiegata bene, nessuno di questi personaggi ti venga, come dire, costruito in maniera interessante. Di tutte queste relazioni non te ne frega mezza, perché di tutti questi personaggi non te ne frega mezzo. Marco va dietro a Gwenda da 5 anni, ma non si sa perché, dato che la personalità di Gwenda è totalmente inesistente per tutto il cazzo di film. Non c'è mezza interazione tra di loro che non sia Gwenda che si lamenta dell'ex che l'ha mollata. Ex da cui poi sta per tornare alla fine del film, e se non fosse stato per la dichiarazione di Marco l'avrebbe fatto. Ma no, lei invece va da Marco e si mettono insieme. Ma perché non l'ha cagato per tutta l'estate? Fammi vedere qualcosa dei due, fammi capire perché sto povero stronzo si è innamorato di lei da 5 anni. Ma Gwenda perlomeno era stata mollata, eh? Ciro e Violante avevano una relazione che andava a gonfie vele, almeno da quel che ci viene fatto capire, ma poi lui si prende una cotta per Emma. Di nuovo, anche qui, le interazioni fra Ciro ed Emma sono limitate a lei che si lamenta e lui che è infastidito da lei che si lamenta. Ma ecco che magicamente si mettono insieme, a caso, anche perché tanto Violante ha mollato Ciro da un momento all'altro solo perché si stava guardando attorno ad un concerto mentre si rompeva il cazzo perché aspettava che iniziasse. Camilla sta da 4 anni con il ragazzo, questo non ci viene presentato minimamente se non per dirci che si è scordato il loro anniversario e ha preferito uscire con gli amici. E niente, appena compare Vincenzo perde la testa per lui. Che poi Camilla dice, quando mancano tipo 5 minuti alla fine del film, che lei e il suo ragazzo si sono lasciati, che le cose non andavano bene da mesi e che quando si sta insieme dai tempi del liceo è difficile lasciarsi. E questa sarebbe stata una cosa davvero interessante, l'avessero affrontata. Parlare di quelle coppie che vanno avanti dai tempi del liceo, però ormai non si trovano più bene insieme, ma continuano a stare insieme perché vanno avanti per inerzia, perché ormai dici, vabbè, stiamo insieme da 5 anni che ci molliamo a fare. È un concetto molto interessante che andrebbe molto esplorato. Però no, ovviamente. È vero che il ragazzo di Camilla salta l'anniversario e se ne va con gli amici, è ok, è una cosa brutta. Ma è davvero così terribile da meritare di rompere una relazione che andava avanti da 4 anni senza nemmeno discutere né niente? Perché ripeto, tutte queste cose non ci vengono fatte vedere. Se mi mostravano lei e Camilla che litigavano, robe del genere, l'avrei anche capito, ma no. Sul finale Camilla diceva anche che lei non voleva più partire per il Canada come intenzionava, ma che voleva rimanere per stare con Vincenzo. Al che lui le diceva di no, che era il suo sogno da 13 anni e che quindi doveva farlo.
E questo ci sta, queste sono cose che mi denotano un po' di umanità nei personaggi, che ragionano con il cervello. Perché lo vediamo solo per la prima volta alla fine del film? Sono tutti di triangoli inutili, dove appunto il fidanzato o la fidanzata in questione è inesistente per la stragrande maggioranza del film, e quindi non ti giustifica neanche l'esistenza di un triangolo in primis. Perché non è che dici, vabbè, il suo ragazzo era uno stronzo, ora sta meglio con lui. No, perché non hai visto niente, cioè, ripeto, Ciro e Violante, da quel che abbiamo visto, avevano una relazione normalissima. Ok, sì, tra l'altro era Ciro che sembrava quello più libertino, perché continuava a provarci con le altre, guardava i culi delle tipe, ogni singola cosa. Però alla fine è comunque Violante che fa la figura della stronza perché lo molla all'improvviso. E bene o male questo ragionamento lo puoi applicare a tutte le relazioni, e contando che questo è un film indirizzato ad un pubblico di adolescenti, ad un pubblico giovane, è una cosa terribile perché fa passare tutti i messaggi sbagliati. Ci credo che poi emerge una generazione di persone gelose e sospettose del proprio partner, che sentono il bisogno di tenere sempre d'occhio, controllare il telefono, chiamarle dopo ogni 3 secondi appena sono in vacanza con gli amici o le amiche perché hanno paura che succeda chissà che. A vedere sto film sembra che uno appena arriva a Riccione senta il bisogno di scoparsi pure i muri, che ci sta benissimo se tu sei single, sei libero e fai quel che ti pare, però non mi sembra molto morale contando che molte delle relazioni sembravano essere perfettamente sane. Poi vabbè, sui personaggi inesistenti si potrebbe scrivere un intero libro, paradossalmente. Oh, trovatemene uno che non sia unidirezionale, a parte forse appunto Vincenzo, che era l'unico mezzo interessante. Tutti gli altri personaggi invece sono tutti costruiti attorno ad un unico stereotipo. Camilla credo sia l'unico personaggio a sembrare avere una vita anche all'esterno del circolo di scopaggio matto di Riccione, e infatti parla dei suoi progetti, del Canada, tutte queste cose qui. E tutti elementi che danno un po' di spessore al suo personaggio, lo rendono credibile, reale. Vabbè, questo è un film per giovani e io ormai sono vecchio che non capisco nulla e mi lamento di tutto. Forse sono scemo io che mi aspettavo, per una volta, un film almeno leggermente diverso dalla solita merda che ci hanno propinato in televisione e al cinema per anni. Ma qui siamo in Italia, il cambiamento fa paura, le cose nuove fanno paura. Adesso perdonatemi, ma devo andare in cucina a riscaldare la solita minestra di merda e stereotipi. Bonus round con tutte le parole giovani utilizzate a cazzo di cane all'interno del film che nessuno utilizzerebbe in quel modo nella vita reale. Sì, ragazzi, break. Senti, nonno, spallerali qualche mossa e così la facciamo finire. Io sono il motore di ricerca della gnocca. Qua clicchi e io rispondo. Sta trollando. Sì, certo, figurati se glielo dico. Cosa sta facendo? Trollando. 4 anni che non ti accorgi neanche che ci passa un figo vicino e adesso fai tutta la fru fru per uno che non hai neanche mai visto. Fru fru. Bro, sono uscito dalla friendzone, fra. Ragazzi, ma come cazzo parlate voi due?